Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6 che apriamo con la cronaca. Pierfrancesco Muriana ieri mattina ha provato a suicidarsi e questo è il motivo per cui non si era presentato all'interrogatorio in tribunale a Pescara. È stato salvato dai carabinieri forestali che nell'auto hanno trovato un biglietto che ricondurrebbe il gesto alla vicenda Rigopiano, il servizio di Giuseppe Dintino. Ha tentato di uccidersi Pierfrancesco Muriana, mentre era atteso in tribunale ieri mattina per essere interrogato a proposito del depistaggio nel caso della tragedia di Rigopiano. L'ex capo della Mobile, attuale dirigente del commissariato di Manfredonia, era nei pressi dello stadio di Francavilla al Mare, chiuso nell'automobile, tentando di soffocarsi col gas di scarico. Tardo 10 minuti, aveva scritto al suo legale prima di sparire. Presumibilmente il suicidio era programmato già dal giorno precedente, quando Muriana aveva acquistato un tubo di gomma e del nastro adesivo e aveva scambiato la sua auto ibrida con quella del padre. Il poliziotto però non è riuscito a portare a compimento il suo piano. Una pattuglia dei carabinieri forestali ha notato l'auto appartata e ha salvato la vita dell'aspirante suicida. Attualmente Muriana è ricoverato a Chieti nel reparto di psichiatria con una leggera intossicazione da monossido di carbonio. Nell'auto in cui la sua vita sarebbe potuta terminare, un biglietto in cui spiega le ragioni del gesto disperato. Non c'entro nulla con la vicenda Rigopiano, avrebbe scritto il poliziotto. Muriana aveva accusato tre carabinieri forestali di falso nella conduzione delle indagini sul crollo dell'hotel, accuse poi ritenute prive di fondamento per la procura che archiviò il caso. Da qui la denuncia per calunnia, da cui Muriana si sarebbe dovuto difendere ieri mattina. Muriana, che era disposto a lasciare moglie e figlia, è stato ascoltato già ieri pomeriggio dai carabinieri della compagnia di Chieti, così come i suoi familiari e amici, mentre la procura ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio. La ASL di Teramo si prepara a fronteggiare una nuova emergenza da coronavirus sul territorio. Questa mattina i vertici aziendali hanno presentato l'UCAT, unità di coordinamento dell'assistenza territoriale, una vera e propria macchina da guerra che permetterà di individuare precocemente gli infetti e curarli a casa. Il servizio di Tania Bonnici Castelli. A Teramo a livello sanitario si pensa già all'autunno, è molto probabile che torni il Covid-19, ma sicuramente tornerà l'influenza e poi ci si troverà a fronteggiare sintomi simili tra la popolazione e a doverli accertare nel minor tempo possibile. E così la ASL di Teramo predispone e presenta l'UCAT, l'unità di coordinamento dell'assistenza territoriale, una macchina da guerra che avrà lo scopo di individuare precocemente i malati di coronavirus e prenderli in carico direttamente al loro domicilio, una soluzione che eviterà accessi inutili alle strutture ospedaliere. Siamo convinti che la battaglia andava spostata sul territorio. Bisognava creare un coordinamento forte che dovesse gestire da raccordare la prevenzione, l'ospedale, il 118, i medici di base, i medici pediatri, l'USCA, tutte queste strutture, l'ADI, perché è fondamentale che questo coordinamento è fondamentale per la gestione del paziente a domicilio, perché dobbiamo evitare il più possibile che gli ospedali vengono intasati, soprattutto quando le cure consentono al paziente appunto di stare a casa. Alla presentazione dell'UCAT a Teramo è intervenuto il direttore del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo, Claudio Damario, che ha annunciato una stretta sorveglianza anti-Covid, soprattutto per le case di riposo. Gestione del Covid all'interno delle case di riposo dell'Abruzzo è andata molto bene. È stata una fortuna o è stata una buona prevenzione? Il monitoraggio delle case di riposo non è stato, diciamo, un colpo di fortuna, è stato il risultato di una buona organizzazione territoriale. Ma io dico che bisogna fare ancora meglio. Adesso dalla fase di emergenza dobbiamo passare alla fase della programmazione, ma alla fase della vera prevenzione. Per quello l'assessore ha deciso proprio ieri, adesso partiremo con un progetto obiettivo di allargamento preventivo dei tamponi a tutte le strutture residenziali per anziani, non solo per i pazienti ma anche per gli operatori. A questa, diciamo, attività di prevenzione corrisponderà, nell'ambito della nuova campagna antinfluenzale, anche una vaccinazione preventiva di questi pazienti ospitati nelle case di riposo.
Anche l'assessore regionale alla sanità, Nicoletta Verì, ha voluto dare la sua benedizione al Lucat di Teramo ed ha confermato la disponibilità immediata degli 80 milioni di euro per il nuovo ospedale teramano. Ci sono i fondi, il presidente ha appena firmato la convenzione, penso che quanto è posta una firma sia un elemento fondamentale per iniziare l'iter in maniera fattiva e concreta. E sulla nomina dei nuovi manager? È appena uscito l'elenco, penso che in settimana, nei prossimi giorni, avremo i nominativi. Ed ora è il momento della nostra consueta finestra all'interno del TG6 e parliamo di una opportunità concessa dal decreto rilancio firmato dal governo Conte, la possibilità di ristrutturare le abitazioni attraverso dei super incentivi. Ci sono però degli interrogativi, cerchiamo di chiarirli e allora andiamo a Pescara da Paolo Renzetti. Paolo. Grazie Andrea, buon pomeriggio da Pescara, un saluto a te e ai nostri telespettatori. Io ringrazio l'ingegner Marco Pasqualini, presidente della Federazione Regionale degli Ingegneri, per parlare di questo argomento che è molto caldo, se mi consente il termine. In questo periodo parliamo di ristrutturazione di abitazioni civili, di questo bonus del 110%, dunque parliamo di efficientamento energetico delle abitazioni e anche del miglioramento delle prescrizioni sismiche. Ingegneri, vogliamo spiegare di cosa si tratta? Sì, dunque, da anni che si parla di incentivi alle abitazioni, alle ristrutturazioni, noi siamo abituati, perché questa legge è molto importante, questo decreto legge che deve essere convertito, il decreto 34/2020 dovrà essere convertito entro più o meno a metà di luglio, è molto importante perché è arrivato a delle percentuali di credito d'imposta che non abbiamo mai visto, parliamo del 110% sia per il miglioramento energetico dei fabbricati sia per il miglioramento strutturale, il miglioramento sismico. È una legge che permetterà, una volta che questo decreto sarà convertito in legge, che usciranno i decreti attuativi, i regolamenti che devono specificare alcune cose, andare in credito d'imposta al 110%, sia per l'efficientamento energetico sia per il miglioramento strutturale. Teniamo presente che il nostro patrimonio edilizio è abbastanza vecchio, noi abbiamo città che si sono sviluppate fondamentalmente negli anni 60, boom economico, negli anni 70, quindi abbiamo condomini che hanno 50, 60 anni, anche 70 anni e quindi è un tema molto importante, bisogna tendere a questa rigenerazione del patrimonio edilizio esistente. Quali sono, ingegnere, gli interventi obbligatori previsti per accedere a questi bonus? Sì, la legge prevede degli interventi master che devono essere fatti necessariamente e a cui possono essere poi collegati altri interventi per poter accedere a questo super bonus del 110%, cioè questo credito d'imposta del 110%. Gli interventi master per i condomini sono l'isolamento delle pareti esterne, diciamo, anche gli orizzontamenti, ma diciamo la posta del cappotto, quello che noi diciamo in genere il cappotto. La posta del cappotto è un intervento master. Se ad un condominio facciamo questo tipo di intervento possiamo poi aggiungere anche altri interventi che vanno pure al 110%, è tipo per esempio la sostituzione degli infissi, la sostituzione delle caldaie, la posa del fotovoltaico, quindi questo è un intervento fondamentale, oppure la sostituzione delle caldaie esistenti con impianti centralizzati. Questi sono i due interventi master per i condomini. Per gli edifici unifamiliari invece c'è un intervento master che è quello della sostituzione degli impianti di riscaldamento con impianti a pompe di calore. Se uno fa uno di questi interventi poi appunto, come dicevo, può inserire altri interventi che vanno tutti al 110%. Da sola la sostituzione degli infissi non va al 110%. C'è anche, immagino, un iter procedurale che bisogna seguire per poter poi richiedere e beneficiare di questi bonus. Sì, l'iter è
abbastanza serio. Per questo noi diciamo ancora c'è bisogno di cautela nel proporre questi interventi. Il decreto dovrà essere trasformato in legge, convertito in legge entro la metà di luglio, e poi devono uscire dei decreti attuativi, devono uscire dei regolamenti, perché bisogna certificare che il fabbricato faccia due salti di categoria, quindi di miglioramento energetico, miglioramento sismico, due salti di categoria per poter accedere. Per fare questo bisognerà fare un calcolo sia dal punto di vista strutturale sia dal punto di vista energetico, e non è obbligatorio farli obbligatoriamente tutti e due. Uno può usufruire solo del super bonus energetico, solo del super bonus strutturale sismico. E per fare questo quindi bisognerà vedere la situazione attuale, fare i calcoli dell'edificio così come è attualmente, e poi fare il calcolo con i lavori di miglioramento che uno intende apportare, e vedere se fa i due salti di categoria. Poi ci saranno delle asseverazioni, poi ci sarà un visto che dovrà essere fatto dai commercialisti, e tutto questo poi si dovrà portare alla banca, che dovrà accettare tutta questa procedura per poter erogare il credito d'imposta, se il condominio, come succederà nella maggior parte dei casi, vorrà cedere questo credito d'imposta. L'ho accennato appena adesso, ovviamente il vostro ruolo è un ruolo importante, quello dei professionisti, per quanto riguarda la validazione, bisogna asseverare questi progetti, ci sono delle responsabilità, e dunque come funziona la validazione? La validazione deve, intanto bisogna fare un rilievo molto preciso di quello che esiste, perché dobbiamo certificare che attualmente quell'infisso, quella muratura abbia una certa prestazione energetica, e poi fare il progetto energetico di quello che sarà dopo, quello che bisognerà inserire per poter fare i due salti di categoria, e quindi il computo metrico, cioè il costo reale di quello che dovrà essere sostenuto per fare questi due salti di categoria. Poi noi dovremmo farci tutti quanti obbligatoriamente, ma già siamo obbligati per questo, chiunque fa la libera professione è obbligato a questo, dovremmo farci delle polizze, ma si deve ancora capire se le polizze saranno polizze globali, annuali, quelle che abbiamo già, o dovremmo fare polizze riferite ad ogni intervento. E questo Si saprà appena usciranno i decreti attuativi e i regolamenti dei vari ministeri e dell'Agenzia delle Entrate, che stiamo aspettando per poter partire immediatamente con queste operazioni. Ingegnere, prima di salutarci, ovviamente la ringrazio già da ora per la sua disponibilità, si parla di super incentivi, ma questi super incentivi sono cumulabili tra loro con altri sgravi? E poi anche un'altra domanda che molti cittadini si fanno. Anche con una semplice ristrutturazione, una ristrutturazione normale, se così possiamo dire, c'è una detrazione che arriva al 50%? Con le agevolazioni che ci sono oggi continuano ad esserci. Non possono essere cumulate tutte con lo stesso intervento super bonus, cioè il super bonus riguarda certi interventi. Nell'ambito di questi interventi, se uno vuole aumentare il numero di interventi perché vuole anche fare delle ristrutturazioni dell'edificio, dell'appartamento, che vanno fuori da queste soggette al superbonus del 110%, le potrà fare, ma con altre agevolazioni che non sono quelle del 110%, ma sarà il 50, il 65, così come ci sono già attualmente. L'ultimissima, quanto secondo lei bisognerà ancora attendere per avere maggiore informazione, maggiore chiarezza, diciamo, su quello di cui abbiamo parlato fino a questo momento? Allora, già dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 si possono presentare tutto quello che verrà speso, che verrà fatto ai sensi di questa legge, di questo decreto, di questa legge che sarà convertita, potrà andare col superbonus. Però dobbiamo aspettare appunto i regolamenti, i decreti attuativi, la conversione in legge. Noi speriamo che entro agosto più o meno si possa avere chiarezza totale. Chiaramente bisognerà avere chiarezza totale per poter partire, perché è un intervento favorevole, molto favorevole, perché i condomini e le persone potranno fare tanti interventi senza dover cacciare una lira. Questo è quello che noi auspichiamo.
ma in ogni caso si deve fare con molta cautela, con tutti i criteri, anche perché alla fine si fermerebbe se no davanti alle banche che non erogherebbero i soldi, oppure ci sarebbero contenziosi nei prossimi anni. Quindi dobbiamo stare attenti, dobbiamo essere cauti e dobbiamo aspettare che tutto venga fatto in maniera chiara. Grazie all'ingegnere Marco Pasqualini, presidente della Federazione Regionale degli Ingegneri. Abbiamo parlato oggi di un argomento davvero molto importante, ne sapremo di più anche nelle prossime settimane. Da Pescara è tutto, in linea a te Andrea. Grazie a Paolo Renzetti. Cambiamo nuovamente pagina. Stretta dell'amministrazione pescarese contro la Movida dopo le polemiche dello scorso fine settimana. Introdotto anche il DASPO urbano per Pescara, sarà il terzo comune in Abruzzo a servirsi di questa misura, il servizio. Pugno duro, Pescara contro la Movida e non solo. Il Comitato Provinciale per la Sicurezza e l'Ordine Pubblico ha approvato un nuovo pacchetto di misure, in vigore da sabato, volte a domare la Movida del centro del capoluogo. Lo scorso weekend infatti era scoppiata la polemica riguardo schiamazzi, rissi e assembramenti ed era montata la protesta dei residenti esasperati. Potenziata la sorveglianza tramite un maggior numero di poliziotti della Municipale e Forze dell'Ordine e saranno presenti anche le unità cinofile ad annusare tasche e borsette. Previsti anche servizi di controllo del tasso alcolemico e sulla vendita di alcol ai minori, che potrebbe comportare la chiusura del locale e la sospensione della licenza d'esercente. Ma non è finita qui. Anche a Pescara arriva il DASPO urbano, la misura che nasce nell'89 contro gli ultras, poi estesa nel 2017 a tutta la società con il decreto Minniti e potenziata dal decreto sicurezza che ne ha esteso i campi di applicazione. Abbiamo già fatto alcuni provvedimenti di DASPO urbano. Il tema è come eseguire il DASPO urbano nel momento in cui c'è il provvedimento, perché non ci sono strumenti adeguati normativi che permettano di allontanare dalla città coloro che creano disagio e degrado e soprattutto non ci sono misure coercitive nell'ipotesi in cui il DASPO urbano non venga rispettato o le situazioni di degrado vengano reiterate. Il DASPO è una misura preventiva volta a interdire alcune aree della città, come quelle nei pressi di infrastrutture o ritenute di particolare pregio turistico. L'articolo 9 del testo di Minniti recita che il DASPO è indirizzato verso chiunque ponga in essere condotte che limitano la libera accessibilità e fruizione dei luoghi tramite la violazione del divieto di stazionamento. Insomma, è un jolly nelle mani delle forze dell'ordine che può colpire praticamente chiunque. In moltissimi casi è servito ad allontanare i senza tetto dai centro città. Non è emanato da alcun giudice, ma direttamente da comune e prefetto e ha una validità di 48 ore che può essere prorogata dal questore fino a 6 mesi. Per subirlo non occorre alcun reato, per questo anche la Corte Costituzionale aveva espresso perplessità parlando di pene del sospetto. L'amministrazione comunale ha, da quando si è insediata, ha iniziato una guerra al degrado urbano in tutti i settori e in tutte le situazioni. Pescara sarà il terzo comune in Abruzzo a servirsi del DASPO urbano, dopo L'Aquila e Giulianova. Qui era scoppiata una grossa polemica. Il DASPO era riuscito ad unire anime diverse, ultras, anarchici e associazioni che hanno sfilato spalla a spalla in un corteo contro l'amministrazione. E restiamo a Pescara, dove il Comune ha presentato oggi il progetto per il nuovo svincolo stradale di Pescara Sud Porto, il servizio di Paolo Renzetti. Presidente Sospiri, lo svincolo di Pescara Sud Porto presto potrebbe vedere la luce. No, certamente vedrà la luce dopo 20 anni di attese e comunque vanno ringraziati gli amministratori e i politici che nel corso dei 20 anni precedenti a noi hanno portato a casa queste idee e queste risorse economiche. Parliamo di 20 milioni di euro e rischiamo di essere perse perché giustamente l'ANAS si era stufata di attendere con tante emergenze che ha in giro per l'Italia e che non abbiamo rimodulato progettualmente, e avendo rimodulato progettualmente questa
questa opera, queste due opere, siamo riusciti a salvare il finanziamento perché abbiamo trovato l'equilibrio giusto. Allungheremo l'asse attrezzato perché noi crediamo che il nostro porto riqualificato tornerà un porto da grandi movimentazioni anche turistiche. Riqualificando, allungando l'asse attrezzato, riqualificheremo la Golena Sud via Andrea Doria, il primo tratto di lungomare Cristoforo Colombo. Più avanti, dietro la Pineta Lannunziana, andrà a terra il cosiddetto svincolato trombetta, cioè questo detrattore inutilizzato dell'asse attrezzato. Questo ci permetterà non solo di togliere un detrattore ambientale, ma di rimmaginare la riqualificazione di quella viabilità, poter unire terzo e quarto comparto della Pineta, perché realizzeremo una via Vantini in grado di sopportare il traffico, e quindi dare alla città di Pescara un altro pezzo di grande Pineta Lannunziana. Sono opere molto importanti che disegnano in buona parte Pescara Porta Nuova, su cui abbiamo tanto lavorato per non perdere questi finanziamenti. Adesso come regione abbiamo fatto tutto, voglio ringraziare la struttura regionale dei lavori pubblici, il direttore Primavera, il sottosegretario De Annuntis, il compartimento ANAS Abruzzo che è stato estremamente disponibile e paziente. Adesso il Comune di Pescara deve passare ai fatti. Si è svolto presso la sala consigliare del Comune di Città Sant'Angelo un primo incontro per presentare il progetto distretto rurale Terre Vestine, che racchiude 17 comuni del pescarese del Teramano. Obiettivo: la valorizzazione del territorio, dei prodotti tipici e del turismo in generale. Il servizio della redazione di Vestina News. Creare un processo di coesione e correlazione tra i diversi settori produttivi. E questo è uno dei punti fermi del distretto rurale Terre Vestine, partito nel lontano 2009 da un'idea del compianto Fernando Fabiani e che a distanza di 11 anni viene ripreso grazie alla spinta del sindaco del comune di Città Sant'Angelo, Matteo Perazzetti, e all'unione di altri 16 comuni della provincia di Pescara e Teramo che fanno parte delle Terre Vestine dal Saline al Gran Sasso, riconosciuto dalla regione Abruzzo già nel 2015. Al primo incontro sono intervenuti anche due esperti, il consulente tecnico Sergio Morales, il quale ha illustrato i punti di forza del distretto rurale, tra cui l'internazionalizzazione dell'agricoltura abruzzese, e Maria Rita Amato per quanto riguarda la possibilità di intercettare i fondi europei e regionali per la crescita del distretto rurale Terre Vestine. Ci vuole un pool di professionisti che seguono in maniera precisa questo distretto. Noi siamo sindaci, abbiamo 10.000 e un problema ogni giorno perché siamo il riferimento di tanti cittadini. Abbiamo tanti pensieri, ma sono sicuro che con dei professionisti e con i sindaci e la volontà che oggi è stata espressa riusciremo a portare avanti questo progetto. Il primo punto con cui che andremo a trattare sarà certamente quello di creare una sinergia, un'interazione con la regione. Siamo uno dei distretti rurali dell'Abruzzo stesso, quindi abbiamo un onere nei confronti dei nostri territori. I progetti diverranno sicuramente, ma saranno progetti concreti che dovremo presentare alla regione e a livello europeo. L'unica cosa che possiamo fare è la promozione del territorio, e il territorio legato con tutto quello che può essere prodotti locali, quello che può essere possono essere le bellezze paesaggistiche e artistiche che ritroviamo in ogni paese, perché bisogna ricordare che in ogni paese abbiamo comunque una chiesa che cela un piccolo tesoro che è sconosciuto alla gran parte dei turisti che vengono in Abruzzo. Entusiasta, fiero di farne parte, ma soprattutto penso ricada al momento giusto, al momento migliore, perché c'è bisogno veramente di ripartire e di ripartire alla grande. Ogni territorio, da Città Sant'Angelo agli altri comuni, avranno le loro eccellenze che quindi ci potranno veramente portare in alto il nostro comprensorio, il nome di tutti i nostri comuni. Si alzerà il sipario a luglio sulla 48esima edizione del Pescara Jazz, che si terrà dal 9 al 19 al Teatro D'Annunzio. Vediamo. Un'estate, nonostante tutto, di grandi eventi a Pescara, uno di questi Pescara Jazz. Assolutamente sì, io credo fortemente che da un momento, da una difficoltà possa nascere un'opportunità, e noi l'abbiamo colta subito come città di Pescara. Voglio ricordare a tutti, siamo stati una delle prime città italiane a fare comunque un evento in streaming nonostante il periodo, per dare un forte segnale all'ambiente che è stato davvero molto colpito da questa pandemia. Oggi orgogliosamente siamo
qui per presentare il calendario di Pescara Jazz che ci sarà a Pescara, sarà operativo dal 2 luglio a seguire, ci saranno varie date e un motivo di orgoglio, lo dico anche non solo come assessore al turismo e ai grandi eventi ma come, anche come ex presidente dell'ente manifestazioni pescaresi, un motivo di orgoglio è anche il fatto che per quest'anno per la prima volta avremo tutti artisti italiani con una grande presenza di artisti abruzzesi. Paolo Fresu che si presenta col suo Devil Quartet è un punto di riferimento che non ha bisogno di presentazioni, in questo momento probabilmente il musicista italiano più apprezzato sia nel nostro paese che all'estero, musicista che guida tutto il movimento e il settore del jazz italiano. Segnalo però una prima assoluta che vedrà un inedito duo, quello tra Roy Paci insieme ad Enzo Favata che è un po' il suo alter ego nel campo del jazz, della musica etnica. Poi abbiamo la presenza di Ralph Towner insieme a Javier Girotto e gli Arestango. Arestango, capitanati appunto da Javier Girotto, è un gruppo apprezzatissimo da decenni nel nostro paese. Avranno come ospite Ralph Towner, musicista di valore internazionale, tutti quanti ricordiamo chitarrista degli Oregon. Però vorrei segnalare, oltre agli altri musicisti, Roberto Gatto, Rosario Giuliani, i musicisti abruzzesi che abbiamo ritenuto importante investire risorse sul territorio in un momento in cui lo spettacolo dal vivo ne ha davvero bisogno, che è un settore che è stato fermo per mesi, quindi diciamo, è stato davvero messo in difficoltà dalla situazione di emergenza sanitaria, e quindi Max Ionata, Claudio Filippini, Nicola Angelucci che suonerà con Max Ionata e i giovani soprattutto, Michelangelo Brandimarte che presenterà un suo lavoro discografico che si chiama Songs, così come Francesco D'Alessandro che ha inventato questo progetto che si chiama F-Army, quindi molti musicisti abruzzesi, un festival molto italiano. Lo sport, Luca Palmiero tiene in ansia il Pescara in vista della gara di sabato con la Juve Stabia, difficile il suo recupero, al suo posto potrebbe giocare Castanos in casa Juve Stabia, mancherà lo squalificato Fazio, vediamo. A pochi giorni dal ritorno in campo non mancano per Nicola Allegro taglie quei grattacapi che pensava di essersi lasciato alle spalle dopo il lockdown con una rosa settimane fa, completamente a disposizione. Prima lo stop di Tuminello, poi qualche problema per Scognamiglio ed ora la grana Palmiero. Il regista di proprietà del Napoli è di nuovo alle prese con quei fastidi al ginocchio che nel corso della stagione ne hanno condizionato presenze e prestazioni. Il giocatore è in forte dubbio, Allegro taglie deve pensare ad un'alternativa e la scelta, come già accaduto in passato, dovrebbe ricadere su Grigoris Castanos. Qualsiasi soluzione sarà comunque una toppa, poiché nessuno dei centrocampisti ha caratteristiche simili a Palmiero. Memusciai e Busellato sono in pole per il ruolo di mezzali, in difesa due maglie sono in ballo per Bettella, Scognamiglio e Drudi, coi primi due favoriti, come favoriti sembrano Zappa e Masciangelo Terzini. In avanti l'unico certo è Galano, con Maniero e Pucciarelli candidati a completare il reparto. Sul fronte avversario la Juve Stabia dovrebbe ripartire dal trio d'attacco composto da Forte, Canotto, entrambi in gol all'andata, e uno tra Di Mariano e Bifulco. In mediana sembrano certi Calò e Addae, poi Büchel favorito su Calvano. In difesa al posto dello squalificato Fazio dovrebbe agire Vitiello. Una trasferta impegnativa, lo era già prima dell'interruzione, adesso lo è ancora di più perché ci saranno tante incognite dovute allo stop forzato e quindi veramente ci sarà da faticare e da fare grande attenzione a questa partita. Tre mesi di inattività non ci sono mai stati per noi giocatori, quindi ci siamo preparati al meglio e speriamo di stare nelle migliori condizioni possibili. Circa il protocollo delle partite si avvicina all'ufficializzazione dell'alleggerimento, c'è l'ok del CTS ma vanno superate le disposizioni fissate dal decreto legge dello scorso 16 maggio. Il ministro dello sport Spadafora sta lavorando con il collega delegato alla salute Speranza e a breve sarà firmato un atto amministrativo che ne darà il via libera. In quel caso il match di domenica tra Pordenone e Venezia potrà disputarsi regolarmente. E ora scendiamo di categoria. Alessandro Del Grosso è il nuovo allenatore dell'Avezzano. L'annuncio è stato fatto ieri dal presidente Gianni Paris, che nel frattempo ha anche avviato la battaglia legale per mantenere la Serie D e sempre ieri ha presentato ricorso al collegio di garanzia del CONI. Vediamo.
L'Avezzano ha scelto Alessandro Del Grosso. Sarà l'ex allenatore di Lanciano, Agnonese e Sora a guidare la compagine marsicana nella prossima stagione, eccellenza o serie D che sia. Del Grosso torna nella squadra in cui ha militato 3 anni da calciatore, dal 93 al 96, e il presidente Gianni Paris spiega il perché di questa scelta. Alessandro ha un certo feeling con l'Avezzano Calcio. La scelta su Del Grosso è stata, ti dico la verità, una scelta molto facile. Non ho visto nessun altro allenatore se non l'idea che poteva ricadere su Rullo, che comunque era stato anche un ex giocatore, anche se per poco tempo, e però ecco, l'idea, l'attaccamento, la voglia di Alessandro Del Grosso hanno prevalso su tutto e tutti, e anche sul presidente, quindi ci siamo messi d'accordo a cena, quindi penso che questo sia l'emblema di tutto. Al pari del Chieti anche l'Avezzano ieri ha inoltrato ricorso al collegio di garanzia dello sport del CONI contro la delibera del Consiglio federale che ne ha sancito la retrocessione in eccellenza. Il presidente Paris confida in un buon esito della battaglia legale per mantenere la Serie D, ma comunque ha le idee chiare. Faremo una squadra per un campionato di media alta classifica, se pensiamo alla Serie D, e per un campionato a vincere, perché l'Avezzano in eccellenza non fa un campionato diverso nel massimo campionato regionale. Mi auguro sinceramente di fare riferimento ancora a Roma per la prossima stagione e quindi di disputare in maniera netta, forte e convinta anche le nostre ragioni dinanzi agli organi competenti, sia della giustizia sportiva e se dovesse essere anche della giustizia ordinaria, perché credo che veramente quello che sosteniamo nel nostro ricorso sia meritevole di essere accolto, e quindi ad Avezzano e all'Avezzano non può essere tolta questa piazza, non può essere tolta la Serie D. Imprenditore del comparto farmaceutico, Umberto Marini è il patron del Castelnuovo. Il suo avvento ha aperto il ciclo vincente della società della Valvomano, giunta per la prima volta in Serie D. Ai nostri microfoni parla delle aspettative per la prossima stagione. Dottor Marini, prosegue l'ascesa del Castelnuovo, insomma lei ha dato, lo dicono un po' tutti, la spinta affinché questa realtà potesse spiccare il volo, sono arrivate queste promozioni consecutive e ora un mondo nuovo, come lei ha detto in conferenza. Assolutamente una categoria che non avevamo mai fatto, non abbiamo mai fatto, che la società non ha mai calpestato, quindi per noi è tutto nuovo, è come affrontare un deserto e non sappiamo se serve il dromedario oppure serve la jeep, quindi adesso stiamo lavorando, rafforzando sicuramente il reparto tecnico che è secondo me alla base. Quello dell'anno scorso abbiamo fatto molto bene, integriamo con il professor Di Renzo che ci dovrebbe dare quella spinta dal punto di vista della preparazione per affrontare un campionato con abbastanza tranquillità. Ora, dicevo prima, c'è una situazione di crisi generale dell'economia, quindi probabilmente molte squadre, anche le più ambiziose, saranno costrette a rivedere il loro budget, a rivedere un po' la loro economia. Noi faremo del nostro meglio per far mettere su una squadra più che competitiva. Dire che vinciamo il campionato è impossibile perché nemmeno è che è iniziato. Dire che faremo un ottimo campionato dipende dalle squadre anche avversarie. Lavoriamo per fare un'ottima squadra e un ottimo campionato. Ecco, il dottor Marini come si è avvicinato al mondo del calcio? Ah, questa è una storia vecchia. Sono una decina d'anni che collaboro con il Castelnuovo, con lo sport. Io sono il presidente della pallavolo, quindi diciamo che organizzo pallavolo e mi diverto anche col calcio. E questo binomio con lo sport lo porterà avanti, insomma si diverte molto. Mi diverto quando vinco. Il che è fondamentale. Beh, quando perdo il lunedì per me è triste. E quest'anno spero con il presidente e con gli altri di fare delle belle trasferte, di poterci divertire, perché questo è poi l'obiettivo. Prima di chiudere vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle 21 con la trasmissione Velò dedicata al ciclismo con Jacopo Forcella e Luciano Rabottini. Vi ricordo che tutti i servizi che avete visto sono disponibili già sulla nostra piattaforma YouTube oppure sul sito www.tv6.it. Le prossime edizioni del TG6 alle ore 19 e alle ore 23. Grazie per averci scelto.